primo ad annusare l'odore di truffa è stato il titolare di un'azienda bassanese che produce modelli di abbigliamento di alta moda, abile a intuire le male intenzioni di un soggetto che si autoqualificava come Corriere Espresso, poi ad avvertire i carabinieri. Un patto tra imprenditore e militari dell'arma che ha permesso di sventare il raggiro, non disperdere abiti di valore per circa 20.000 euro e denunciare un uomo di 53 anni che risulta residente in Campania, ritenuto insieme mente e braccio nel tentativo di gabbare un operatore onesto fornitore per marchi e grandi firme della moda. Peccato, qui si anticipa già il finale della vicenda legata al fatto di cronaca in attesa del futuro processo, che il malfattore è già a piede libero dopo che nella tarda serata di lunedì 5 agosto aveva assaporato l'ambiente della caserma dell'arma. Tutto era sortito da una telefonata ricevuta lo stesso giorno, lunedì, da parte di una voce mai sentita prima, un presunto spedizioniere che si diceva collaboratore di una nota ditta di trasporti, risultata estranea ai fatti, preannunciava il suo arrivo per il giorno successivo per tirare della merce. La puzza di bruciato di cui si accennava in testa è stata subito percepita dal responsabile e da Bassano, dove ha sede la ditta, si è recato a Marostica per far presente i propri sospetti ai militari. Dopo alcune verifiche il sospetto ha preso forma e in sostanza si è deciso di tendere la rete per far cadere in trappola il sedicente Corriere.